bentornati a questo nuovo appuntamento con il Mau Mau Party. No, Mau Mau Caffè. Ma cosa dici? Mau Mau Caffè, prendi un caffè con i Mau Mau, con la nuova striscia quasi quotidiana. Quasi, quasi quotidiana. La striscia. Ecco che io. Ma sì, ma diamo il tempo a. Vedo che a regia non devi soffare. Sì, abbassa un po', cretino! Mentre la regia soffarea. Come dire, noi facciamo i badanti. I vedetti. Guarda, ho appena buttato un sacco pieno di pannolini sporchi. Regia, regia, tutta la mia stima, sei un grande. Sei un grande. E perché è bloccato? Calma, bloccavo nel sottofondo. È successo qualcosa? Complimenti. Comunque, dall'ultima puntata che dovrei quando siamo andati in onda. Circa un mese dal... Chi è? Pronto? Salve. Chi è? Un'interruzione? Sì, strano, strano. È strano. E comunque, che stai dicendo? Parla. Dici. Che dire? Che la regia sta andando avanti, arrivano commenti, sì. Ragazzi, a tutti quelli che ci vogliono seguire, mi raccomando, speaker.com, la base! Va bene, passa un pochettino la base. Allora, su speaker.com, su costamalfitana.tv, su Facebook c'è il gruppo, quelli che amano ascoltare Mau Mau Caffè, nulla, seguiteci. Io so che sono arrivati un sacco di bei commenti per le puntate, la quarta e la quinta, in cui abbiamo avuto ospiti, praticamente Piero Di Martino. Abbiamo un altro ospite, vedi? Oh, ci chiamano via Skype. Vai. Giordano 76. Rispondi, cretino. Premi il verde, è facile, il verde, in alto. Esatto. E l'ha tolto, ecco. Uè, pronto, chi parla? Pronto, Houston. Uè, pronto. Oi. Pronto, allora, diciamo chi ci ha chiamato. Interviene. Aspetta, se tu non lo fai parlare, fallo parlare. Ragazzi. Ciao ragazzi. Aspetta, dove chiamo? Dal pianeta Milano. Robotronico. Se non deve, aspetta, noi parliamo, poi lui parla, perché altrimenti non capiamo un cazzo. Aspetta, ma fai rispondere lui. Siamo all'epoca del walkie talkie. Bravo, stai zitto. Sì, è saltata la connessione. No. Grande Marco, salutiamo Marco. Ma non avevamo l'effetto dell'applauso, molti di mettere tu a battere. Una volta. Dai, salutiamo Marchino che ci chiama direttamente con Skype. Mi raccomando, contattate Giordano 76 per intervenire in puntata. Ci chiama da Milano. Marco, come stai? Benone, grazie. Voi come state? Guarda, oggi mi cade di lusso. Il regista col Parkinson e il co-conduttore con un raffreddore potentissimo. Esagerate. Come stai? Chi c'è in regia? Se sapessi, guarda. Un discorso lungo. Lo eviteresti. Discorso lungo, un certo Gigio. Poi... ecco perché quindi hai buttato gli atti quei pannolini. Esatto, bravo. Io penso che non c'è niente. Come un albero da Natale, seggi. Oh Marco, lo sai i bambini che giocano col castello di quella famosa marca di giocattoli? Praticamente che con tutti quelle luci, quei colori, effetti sonori, lui sta andando avanti alla regia. Ogni tanto, successivamente... applausi, risate. Successivamente... i bottoni della regia ti cercherà. No, noi lo stimoliamo, o con uno schiaffo o con un pungolatore elettronico, e qui lo spremo a caso un pulsante, senza motivo. Vabbè, noi lo apprezziamo così. Sì, ma fai presentare il nostro ospite. Chi è che ci ha chiamato? Chi è? Chi è? Ditelo voi. Dai, presentati. Nome, cognome, indirizzo, codice fiscale. Iban. Pronto? Sì. Pronto. Vai. Niente, io sono un emigrante. Il migranto? Più o meno dalle nostre parti, quindi niente, come amico è un piacere, un onore partecipare alla trasmissione, via. Grazie mille Marchino. Ma dove sei emigrato? No, ascolta, io sono da 10 anni oramai qui a Milano. Wow, Milano, mi spiace, lontanissimo. Esatto. Oh, wow, mi spiace. Wow, Milano. Milano dove c'è sempre la nebbia, dove si mangiano sempre un panettone, cuturetta. Esatto, in questo momento non piove, ma siamo lì. Credo, nebbia non c'è, però fa freddo, e insomma si sta meglio sicuramente laggiù da voi, insomma. Ma certo, senti, ma ti vedo un po' timido Marco, no? Sicuramente non è l'emozione di parlare in diretta, perché so che comunque è l'emozione di parlare con voi, no? proprio c'è la difficoltà a comunicare con noi, no? No, secondo me tu
tu hai problemi di privacy, perché hai saputo l'ultima notizia è che praticamente anche su Facebook è stato annullato il voto per respingere le modifiche sulla privacy, o no? Una cosa del genere. No, esatto, infatti ti dirò di più, che lavorando molto in quell'ambito, sei? Sì, sì, sì. Ecco, devo tenermi un po' aggiornato riguardo a queste cose, perché appunto è sempre un po' rischioso intervenire sui dati delle persone. È vero, è vero. Sento malissimo. C'è un'interferenza, no? Non so, sarà il vicino di casa, sembra che... Su, esalata, fate casino, cretini! Ecco, questo è un tuo conterraneo, un tuo concittadino, il nostro vicino di casa. Direi. No, 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 questo è proprio un milanese, il nostro vicino di casa, che sta qua a fare il direttore di banca, capito? Lui è venuto qua, ogni tanto si presenta, si lamenta. Bisù, che lei è stato a lavorare, ho chiuso la sera cinesca, bisù! Bauscia! Capito? Rispondi a questo cretino. Pronto, Ciccianebbia? Ciccianebbia? Chi è? Cosa fa con te? Voilà, siamo noi come di chi lì, bisù! Oh, ma di che lingua parlate? Fatemi capire. È un misto bergamo milanese, insomma, lombardo. Ah, ho capito. Allora le lumbianche lì, alla porta lì del sud, lì in angolo. No, ma parlerei di cose un po' serie, però. Bravo, parliamo di cose serie, parlaci delle tue attività, parlaci di qualche manifestazione che si avrà prossimamente, parlaci un po'. Sai, mi sono preso qualcosa. Io, come voi sapete, mi occupo di writing nel tempo libero, diciamo, però è un'attività che è diventata una sorta di lavoro. E ho avuto il piacere anche di fare qualcosina con voi laggiù, qualche evento dove si dipingeva sulla spiaggia, insomma una bella festa organizzata da voi. Grazie, grazie. E niente, continuo in questa attività che ultimamente, diciamo, sta diventando appunto una professione, mi porta un po' a viaggiare. Ultimamente sono stato a Roma, a Treviso per degli eventi legati sempre a dei brand, a dei marchi che mi chiamano per fare del live painting. Bravo, spiegaci un poco, perché poi il writing forse non tutti sanno cosa sia realmente. Cretino, scriversi sui corpi, no? Sul pisello. No, quello è master writing. No, quello è body painting. Quello è body painting o master writing. Invece tu ti occupi di writing, quindi... Esatto, quindi di graffiti. Graffiti, diciamo. Grande Marco, io ricordi che eravamo parti di Summer Carnival Porn. Certo, la versione 2011 ci fu quel bellissimo pannello disegnato live durante il corso della festa da Marchino che... Pappagallone. Sì, il pappagallone. Perché disse: a cosa posso essere ispirato? Ti vide, vestito tutto di verde. Disse: quello è il mio idolo, quella è la mia musa ispiratrice stasera. Un bel pappagallone. Sti cazzi. Oh! Grande la regia. Notiamo dei cenni di risveglio. Di risveglio, di ritorno di sensibilità, diciamo. Comunque, complimenti, facciamo complimenti a Marcolino. Bravo Marchino, noi ti ringraziamo di essere intervenuto. Una cosa, vorrei lanciare un appello. Dimmi. Vai. Ecco, io il 27 di dicembre, vai, sono stato invitato a dipingere laggiù a Maiori. Perfetto. Ecco, lancerei un appello per fare una cosa. Sì, ma dici dove? Perché allora, sei stato invitato a dipingere le sponde del fiume, penso che verranno solo le papatroccole. Ne approfitto per fare i complimenti a chi si sta occupando dell'organizzazione di questo evento hip hop, diciamo, a Maiori. Sono dei ragazzi di Tramonti in collaborazione con dei ragazzi di Salerno e, diciamo, finalmente anche laggiù qualcuno che spinge un po' la scena hip hop, writing, rap. Quindi sì, non solo musica, ma espressione in generale. E quindi niente, facciamo una colletta per comprarmi un bigliettino per venire laggiù a disegnare. E vai, ma una colletta per Marcolino. Senti, ma qua non abbiamo problemi, puoi fare pubblicità. Cioè, dici come si chiama l'avvenimento, come si chiama... Dacci Liban, il 27 dicembre. Un bonifico. Di che si tratta? Solo...
Allora, l'evento non ha, penso che non abbia ancora un titolo. Ah, per... quindi è proprio primissima questa cosa. Sì, cioè... sì, sì. Però in esclusiva Mamma o Caffè. Beh, certo. Quindi esatto. Mi raccomando a tutti i nostri ascoltatori, 27 dicembre, tutti quelli che sono interessati alla scena hip hop e cos'altro, e al street e al street lifestyle, vi invitiamo, non so dove, però diciamo nel territorio tra Maiori e Tramonti. E se volete Marcolino, mandateci una piccola colletta, ma un sì. Contributo. I ragazzi che organizzano comunque sono la South Flow Crew. Oh cazzo, io South Floor Crew. Sì, sì. Allora facciamo una cosa, noi ci riproponiamo di invitare qualcuno della South Floor Crew in diretta, anzi se tu puoi già accennarglielo, in modo tale che parliamo appena poi risolvete questioni proprio pratiche di organizzazione di location, a parlare dell'evento qui in diretta. Le palanche, cacciate le palanche. E poi non ti preoccupare che poi ti sistemiamo noi, diciamo noi di sovvenzionare anche al il viaggio. Ok, Gigio mi ospiterà, credo, nella cameretta della bambina. Oh, altrimenti puoi adottare sempre la versione self-coaching sul divano di Ciccio, tranquillo. Perfetto. Senti, caro, allora non faremo pubblicità all'evento direttamente con il genere musicale della prossima canzone, però noi intanto dico alla regia di mandare il prossimo stacco. Speriamo. Okay. Birds of Tokyo, Wild Eyed Boy. Ciao Marco! Ciao Marco! Ragazzi, a presto! Caffè, bentornati in studio. Benvenuti, benvenuti a Mamma o Caffè. Sì, sei dormito una persona. Collegatevi a Spreaker.com, a costamalfitana.tv, a Facebook oppure con Skype, come ha fatto appena adesso Marchino, direttamente da Milano. Contattate Giordano76 per parlare. Regia, ma Marcolino non ci sente più, eh?
No, è andato, è andato. No, no, Marchino ci ha salutato, l'abbiamo salutato. Ma ci vorrebbe sentire? Mentre abbiamo annunciato la canzone di Birds Eye of Tokyo, Wild Eyed Boy. Bello, complimenti. Complimenti alla scelta musicale. Ed è tornato anche vivo il nostro PC dalle ultre 1000 prestazioni, è tornato tra di noi. Sì, bentornato, proprio l'avete recuperato proprio in estremis. Un'anteprima spettacolare, tornerà ospite tra di noi, niente po' di meno, lo sai chi? Il mio chi? Idolo, quella persona che mi ha distrutto la vita. Chi è che ti ha distrutto la vita? Il grande, il mitico Rosario Sepe. No! Tornerà con noi, qui, no, ospite in studio. Ma chi l'ha deciso? Lui. Ah. Lui ha chiamato, ha detto, guarda, devo venire di nuovo. Se si fa una cosa, perché... ma io dice a gesta. Sì, sì. Pensa che nel parco giochi qua davanti, sai, quello dei bambini, hanno organizzato una gara da bambini dei burattini. Lui l'ha presentata. Dice, ecco, a voi, bambini, il burattino Pino. E tutti i bambini, certo. Hai capito? Ha preteso che i bambini indossassero i pannolini zebrati, altrimenti non faceva la puntata. Bravo, esatto. No, vabbè, giuro, va bene. No, allora, salutiamo Rosario. Non so se dare... Una telefonata in diretta. Oh, bene. Chi è? Rispondi tu. Rispondo io. Pronto? Cretino, prepara il caffè. Chi è? Cretino! Ma prepara il caffè, tu e l'altro! Ma chi è, Mauro? Ah, non lo so. Oh, attaccato! Oh, pure scherzi telefonici. Cioè, la prima radio che si fa fare gli scherzi telefonici. Siamo così sfigati. Ma chi è questo imbecille che chiama? Un amico tuo. No, sicuramente un amico tuo. Un amico tuo. No, penso che un amico tuo. Ma dove hai chiamato? Ma guarda il numero, guarda chi ti ha chiamato. Chi secondo me è Gigio? Gigio, no, c'è il numero nascosto. Bastardo. Non ti preoccupare, stai tranquillo. Ragazzi, bisogna andare avanti, bisogna credere in quello che si fa. Ad esempio, l'hai sentita quella storia di quella della italiana che è diventata The Voice tedesco? Cusolè? È praticamente è una ragazza che ha tentato Cusolè un sacco di volte di entrare ad Amici e a X Factor, ma le hanno sempre sbattuto la porta in faccia. Ci sarà un motivo? Michelle Pereira, 27 anni. Ah, Michelle Pereira! Romana di origini cingalesi, Cusolè, con la pelle scura e voce da paura. Che paese è cingalese? Dalla cingalese. Estremo sud, sud-est. Dal mondo? Sud-est, sì. Che sì, bello. Sì. Se mi fai dire la notizia. Vai. Allora, Michelle Pereira, voce da paura e sorriso che conquista, ha preso la sua rivincita all'estero, in Germania, quando va in scena una regina, hanno detto di lei i giudici di The Voice tedesco, in onda il giovedì e il venerdì sera, conquistati da questo uragano italiano. Cioè, scusa, noi andiamo in Germania e riusciamo a fare grandi cose. Cioè, metti tu ad esempio che vieni non da tu. No, metti tu ad esempio, per dire uno che gli hanno sempre sbattuto la porta in faccia. Ma sempre, cioè, guarda, non c'è stato mai E vuoi fare mamma un caffè e ti sportano la porta in faccia, vuoi fare mamma un party, ci sbattono. Emigra! Di cola al naso, emigra, vai lontano, vai in Uruguay, vai via! Vai in Fanculonia, là potresti diventare un grande. Strunz. infatti. No, dai. Vabbè, no, niente, io invece, dopo la prossima canzone che la regia se metteremo, è un po' bassa però. Che canzone è questa qui? Alza il volume. Stati zitto, parla, fai fare la regia alla regia. Ah, scusami. Niente, io volevo parlare delle cose che ti fanno ridere. Ok, allora, in attesa di... pensate anche voi a tutti quelli che ci ascoltano. Mandiamo Fox Pet, Feel the Groove. Yeah. So let the music take
Complimenti, su quattro tasti uno l'ha sbagliato. Cioè, no. Poteva mettere tre su quattro tasti, tre erano giusti e uno l'ha sbagliato. Lui giustamente ha premuto quello sbagliato. Ma lui è fortunato in amore. È fortunato in amore, capito? Ah, Gigi sì. Senti, allora ritorniamo al tema che avevi proposto tu. Quali sono le cose che ti fanno ridere? No, sai perché? So che non se ne frega niente nessuno, no, però di. Sti cazzi. No, ma infatti no, questa è una domanda molto strana, perché mi è capitato di ascoltare una trasmissione televisiva, non mi ricordo quale, che appunto chiedevano alla gente per strada quali erano le cose che per loro facevano ridere. O tu lo sai che sul 90% delle persone... hanno bussato, no? No, il 90% delle persone... Non sapevo rispondere a questa domanda. Ah, ma infatti è... Non è una domanda è imbarazzante, così semplice. È un po' imbarazzante. È imbarazzante, perché ad esempio per me le cose che mi fanno ridere possono essere tante, però dipende dalla circostanza, dal momento, dalla situazione. Non è che c'è una cosa che precisa che mi faccia ridere. Certo, noi siamo di solito più concentrati sulle cose che ci fanno incazzare come delle bestie. Ci fanno piangere, infatti guardare mamma. No, piangere no, però le cose che ci fanno incazzare, che già sul piangere secondo me ci sta qualche resistenza, perché ad esempio un bel film non sappiamo se ci fa piangere o ci fa ridere. Mentre ad esempio se tu fai il coglione in studio mentre io dico una cosa, piangere. Mi fai proprio incazzare, capito? Vomitare. No, per tornare sull'argomento, no, allora partiamo da un presupposto, che far ridere è bello è e fa bene alla coppia. È vero. Allora, sia per lei sia per lui. Ad esempio, sappiamo tutti che tua moglie, come dire, si è innamorata di te perché tu la fai ridere. Sì, infatti, la facevo ridere. La facevi ridere. E adesso? Ma adesso ogni volta che si sveglia la faccio piangere. Dai, vabbè, è giusto. Però purtroppo lei dice, beh, che cazzo faccio, lo abbandono sotto un ponte questo poveraccio, no, lo no, tengo e tanto no, guai no, l'ho no. combinato, basta. Ho capito, ha paura della denuncia dell'AIL, della protezione animale, sì, dice, sì. Vabbè, abbandonate un essere in via di estinzione. Un essere immondo. Ma poi il problema è che non si sa se metterti nel secco indifferenziato o nell'umido.
Sì, infatti questo è un dilemma. È un dilemma. E per te invece quali sono le cose che ti fanno ridere? Allora, le cose che mi fanno ridere sono, vabbè, quelle classiche, delle scene imbarazzanti di terzi. Mi fa ridere una scena tenera inaspettata. E che cos'altro? Scusami, non lo so, mi ero un attimo distratto. Non lo so. E basta. Tutti i miei amici mi fanno ridere. Tu che sei un coyote. Un campione di simpatia. Un campione di simpatia mi fa ridere. Ad esempio, io quando sto stressato dal lavoro, non mi toccare, problemi, cose, io vengo 5 minuti nella Mamao Caverna e ti riprendi. Dici, ma c'è un imbecille, no, peggio di me. Cerco di fare due discorsi seri con te. Tu la butti giustamente a ridere. Perché i discorsi seri non le possono fai affrontare. Fare. E io mi rilascio. Infatti noi siamo gli unici personaggi del web che perdono tempo e non guadagnano un cazzo. Sì, ad esempio, questa è una cosa che mi fa ridere. Noi siamo dei maestri in questo. Del perdere tempo per fare una cosa su cui non potremo mai guadagnare. No, perdere tempo siamo proprio dei maestri in tutto e per tutto. Allora, scriveteci, contattateci in cosa siete bravi a far ridere, a perdere soldi, a fare soldi. Poi, ad esempio, i consigli sul fare soldi è una cosa che poi non pubblicheremo, ma ci terremo cara per voi. E mandiamo la prossima canzone. Allora, in questo sound di samba, salutiamo tutti i nostri Mau Mau e li lasciamo con Over the Rainbow. Che bella questa canzone, è bellissima. Ciao a tutti e grazie ancora a Marco Lindo, Bossa Mix di Radio. Ciao ciao.